Roma Città Aperta, buonasera, bentrovati con una nuova puntata. Appuntamento molto atteso, quello del mercoledì, con un avvocato dell'ARPE per parlare dei problemi di condominio. Benvenuto, bentornato, avvocato Giovanni Bartanzello. Grazie, bentrovati. Come sempre diamo la possibilità ai nostri telespettatori di chiamare in diretta per porre questioni, ascoltare le domande del nostro ospite. 06 59 10 285, il numero per chiamare in diretta. Intanto, avvocato, ci sono delle mail, quindi cominciamo con le domande cartacee questa volta. Ci scrive una signora, dice: il mio appartamento è posto all'ultimo piano di un fabbricato all'interno di un condominio ed è sormontato da un sottotetto che lo separa dalla struttura del tetto. L'accesso a questo sottotetto può avvenire solo tramite il mio appartamento. A questo punto la signora chiede: io posso liberamente utilizzare questo spazio per mettere delle cose oppure è di proprietà condominiale? No, risponderei affermativamente alla domanda della signora. E, contrariamente al tetto, che per presunzione è una parte comune dell'edificio condominiale, anche per la funzione di copertura che svolge, il sottotetto invece appartiene al singolo proprietario. Salvo casi eccezionali, al singolo proprietario intendo al singolo proprietario dell'ultimo piano, quello immediatamente sottostante, come il caso di questa signora. Salvo casi particolari in cui questo sottotetto possa servire o perché lo dice il regolamento di condominio o perché funzionalmente è di destinazione comune, ma sono casi più eccezionali, allora è un bene comune, ma altrimenti è un bene di proprietà privata. Qui ancor di più perché c'è l'unico accesso, probabilmente fatto già dall'origine, dal costruttore dell'edificio, è dall'appartamento della signora, quindi a mio avviso è proprio una pertinenza di quell'appartamento, quindi può utilizzarlo tranquillamente, a mio avviso, insomma. Leggendo questa mail mi è venuta in mente un'altra questione, l'uso capione. Come avviene, come viene regolamentato? L'usucapione del bene comune è, insomma, è di difficile realizzazione perché il bene comune è proprio perché in materia di condominio la comunione è per una quota indivisa, cioè non c'è uno spazio, questo è mio, questo è tuo, eccetera, eccetera. Non so, immaginiamo un'autorimessa, si parcheggia per convenzione o per accordo tra le parti, uno dice tu prendi il posto numero 1, io il 2, il 3, ma non è che se io occupo il posto numero 2 per oltre 20 anni poi lo usucapisco, lo occupo in forza di una convenzione fra tutti i condomini, occupo una porzione senza impedire agli altri di entrare, ma non ci entrano perché è mio per convenzione, diciamo, regolamentare. Quindi l'usucapione sulle parti comuni bisognerebbe, sempre tornando all'esempio dell'autorimessa, che non so, il posto macchina diventi un po', uno lo chiude, lo cinge, quindi fa degli atti materiali che impediscono volontariamente, con la coscienza proprio di impedire agli altri di utilizzarlo, salvo questi casi eccezionali che poi sono impraticabili, che ovviamente il condominio poi interviene a bloccare l'usucapione del bene comune, non sempre, insomma, è molto difficile che si verifichi, ecco, quindi. 06 59 10 285. Intanto un'altra domanda, avvocato. Si sono verificate delle infiltrazioni nel locale garage sottostante il cortile condominiale. Qui le piogge continuano a fare danni anche in questi giorni. Allora, come deve essere ripartita la spesa per i lavori idonei all'eliminazione delle infiltrazioni? Un terzo al condominio, due terzi al proprietario del locale garage, così come suggeriscono alcuni condomini, oppure metà della spesa al condominio e l'altra al Beh, qui proprietario? effettivamente c'è un po' di contrasto anche nella giurisprudenza. Adesso siamo tornati ad una vecchia giurisprudenza che esisteva in cui dice che questo è un solaio divisorio tra due piani, l'uno all'altro sovrapposti, e quindi si applica la norma del 1125, metà per uno, il 50%. Questo l'ultima giurisprudenza lo giustifica anche per il fatto che non si vede per quale motivo chi utilizza il cortile con frequenza, spesso addirittura per parcheggio delle macchine, molti cortili sono adibiti anche a parcheggio, debba pagare una quota inferiore a quella che pagano quelli di sotto, i quali ricevono, è vero, la protezione, la copertura, e questo è il motivo per cui partecipano alla spesa, ma non si vede perché ci debba essere questa differenza,
di quote, un terzo e due terzi, quando poi tutte e due le parti utilizzano almeno in pari misura, uno come copertura e va bene, l'altro come utilizzo di passaggio carrabile spesso, ma anche pedonale. Quindi insomma io mi orienterei, sono d'accordo con l'ultima giurisprudenza che, ripeto, è un ripercorrere un vecchio terreno che per un momento era stato abbandonato, eccetera, e consiglierei la ripartizione al 50%, metà al condominio che è proprietario del cortile, l'altra metà ai proprietari dell'autorimessa o dei posti macchina, insomma. Avvocato, quando lei mi parla di diverse possibilità di interpretazione della legge, io mi metto un po' a paura. Fa bene, perché in questioni del genere non si sa, insomma, chi fa ricorso poi, che tipo di... Purtroppo questo è vero, diciamo. Le dico che negli ultimi anni è sempre più frequente la pronuncia della Cassazione a sezioni unite, il che vuol dire che anche all'interno della Cassazione, nelle sezioni che trattano questa nostra materia, c'è contrasto. E quindi negli ultimi 4, 5, 6 anni proprio le sezioni unite hanno molto per cercare proprio di risolvere quei problemi e eliminare il dubbio al cittadino utente della giustizia per quanto possibile, sono intervenute, ripeto, in maniera anche piuttosto con numerose sentenze, c'è una produzione di sentenze molto più abbondante che non è passato alle sezioni unite, proprio per risolvere questi casi, molti dei quali nella nostra materia ancora trovano delle oscillazioni in giurisprudenza, spesso, ripeto, nelle stesse sezioni della Cassazione, ma anche tra i giudici di merito, nello stesso tribunale, magari c'è chi la pensa in una maniera, ecco, cosa che insomma in parte è criticabile, fermo restando che ciascuno evidentemente è libero, però è criticabile perché la sezione in tempi di specializzazione, anche il tribunale specializzazione in sezioni eccetera, quindi c'è una sezione fa, si auspicherebbe anche una unità di interpretazione, insomma, che spesso però proprio per le difficoltà della materia non c'è. E adesso la questione rischia di peggiorare ancora di più se viene varata la riforma del condominio, che adesso è in discussione, è stata già licenziata dal Senato e adesso è in discussione alla Camera, anzi proprio domani noi abbiamo un'audizione per discutere di alcuni nostri emendamenti al disegno di legge che è stato portato al nostro esame, e perché molte questioni sono nuove, c'è una serie di norme che stravolgono completamente i principi che così faticosamente la giurisprudenza aveva acquisito, anche, ripeto, attraverso il compito di tutti noi interpreti, l'avvocato, il giudice, eccetera, eccetera. Oggi invece alcune norme vengono completamente stravolte, ne vengono inserite di nuove che cambiano o rischiano di cambiare la figura proprio la figura giuridica del condominio, si vuole introdurre la personalità giuridica, tutte norme che vanno a ledere pesantemente il diritto di proprietà. Quindi noi siamo contrari come ARPE Federproprietà a questo disegno di legge, perché introdurre la personalità giuridica, introdurre un concetto di patrimonio immobiliare, insomma, diventa molto pericoloso e sicuramente lesivo della proprietà. La minoranza viene completamente, come dire, abbandonata al suo destino, perché oggi, secondo questo progetto, con la maggioranza e non più con l'unanimità si possono vendere i beni comuni, si possono modificare le destinazioni dei beni comuni senza che la minoranza abbia più quella tutela che invece oggi è loro assicurata, insomma. Quindi si prospettano tempi ancora più difficili per il cittadino che vuole servirsi e deve farlo del servizio giustizia, insomma. I forti diventerebbero ancora più forti. Ecco, insomma, I forti diventano più forti e c'è questo disegno che insomma mira a rafforzare i forti e a introdurre magari società che hanno patrimoni e quindi sono in grado di acquistare e quindi di crearsi una fortissima maggioranza all'interno con la quale poi, tra virgolette, spadroneggiare, insomma, ecco. 06 59 10 285 per chiamare in studio, e già c'è una telefonata, sentiamo chi c'è con noi. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Mi riallaccio a quello che diceva poco fa l'avvocato per avere una precisazione, anzi due cose. Allora, un garage che è comune
e i cui posti si assegnano in rotazione. C'è un posto particolarmente difficoltoso da raggiungere. Qualora un condomino proponesse agli altri, visto che non utilizza più la macchina, anzi la dà via, di mettere un armadio nel posto più difficoltoso, ripeto, però il garage è comune, che possibilità ci sarebbero? E poi l'altra questione, le chiedo scusa, che va nel tempo, avvocato, glielo dico nel futuro, sì. Vorrei, la prego, se lei ci illustra qualche principio di giurisprudenza, di legge, sia già in atto, sia soprattutto con queste nuove disposizioni a cui lei accennava poco fa. Dunque, volevo prima farle, se mi consente, una domanda. Questo armadio di cui lei ha parlato sarebbe un armadio di proprietà e di utilizzo solo di questa persona che usa quel... Solo una persona che vorrebbe proporre agli altri condomini, visto che il posto è disagevole, sì, e visto che vuol dar via la macchina, vuol proporre agli altri di occupare in via... insomma, lunga scadenza, questo posto disagevole con il proprio armadio e con le proprie cianfrusaglie. Questa non si può fare, salvo che non siate d'accordo, non si può fare perché il garage è destinato a garage, quindi a posto macchina. Due, se questo posto è disagevole, benissimo, innanzitutto ci potrebbe essere qualcuno per il quale è meno disagevole perché c'è una macchina più piccola, perché un po' più pratico, il motorino, eccetera, eccetera. Utilizzate, ma poi qui andrebbe a modificarsi, perché quel posto che viene ruotato o dovrebbe essere ruotato, e quindi almeno in teoria potrebbe essere utilizzato da tutti, non verrebbe più utilizzato da tutti, ma solo da questo signore che ci mette un armadio. Quindi mutamento di destinazione, poi diventa un bene quasi suo. Qui poi potrebbe scattare l'idea dell'usucapione di cui, esatto, si accennava, eccetera, eccetera. Entriamo nel discorso che facevate prima. Esattamente. Quanto all'altra domanda sua, io non voglio commentare norme che ancora non esistono. No, commentare, ma darci qualche notizia su qualche o sentenza o disposizione già in atto, oppure qualche anticipazione, in modo che... Sulle nuove norme? Esatto, esatto. Ma io ho detto prima, ma posso limitarmi, ripeto, a ripetere quello che in maniera molto generale ho detto prima, perché... mi auguro e si augura l'ARPE Federproprietà, alla quale io appartengo, che questa riforma, così come è stata predisposta, non passi, nel senso che è una riforma che va a ledere fortemente i diritti di proprietà, soprattutto delle minoranze condominiali. Quindi l'impostazione che è stata data è sicuramente inaccettabile da parte nostra. E anche da parte, ripeto, la tutela della proprietà è anche questa, la tutela generale, non si tutela... Le faccio per esempio, se posso farle un esempio, per esempio ci accennava l'altra tempo fa sulla Cassazione e sulla Corte d'Appello che non erano in sintonia circa le morosità, se andavano ripartite su tutti i condomini necessariamente, oppure se il creditore poteva rifarsi su uno dei tanti condomini. Ecco, ci sono novità, no, almeno in questa materia? No, su questa la riforma non dice nulla. È una critica. Per ora come vanno le cose? Adesso prevale il principio che non esiste più la solidarietà, cioè che dei debiti nei confronti del condominio rispondono i singoli condomini, ciascuno per la propria quota, e non più come era un tempo, ogni condomino rispondeva nei confronti dei terzi creditori per l'intero credito di questi, salvo poi ovviamente il suo diritto a rivalersi sugli altri condomini. Oggi il creditore può aggredire, tra virgolette, i singoli condomini soltanto nei limiti della propria quota. Ecco. Questo è il concetto. È una sentenza delle sezioni unite che ha fatto molto scalpore e che soprattutto crea enormi difficoltà sul piano pratico, tant'è che piano piano sta cominciando anche ad essere disattesa dai giudici di merito. Ma a prescindere da questo, ecco, nella riforma di tutto questo non c'è nulla. E quello che io, molto modestamente, è chiaro, posso rimproverare, tra le altre cose, a questa riforma,
che non ha tenuto, ha cercato di risolvere i problemi modificando le norme del codice senza tenere molto in considerazione tutto il grande lavoro che nei 50 anni, 60 anni di norme è stato fatto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che avevano dato ormai una situazione, pur nelle incertezze di cui abbiamo fatto prima cenno, pur nei contrasti eccetera, ma insomma c'era un certo indirizzo almeno su alcuni istituti. Qui molti vengono stravolti, adesso non sto evidentemente a farle l'elencazione, però è una riforma che ha anche il torto, a mio avviso, di non aver considerato che la produzione della giurisprudenza molti di questi problemi li aveva ormai risolti. Invece qui vengono formulati in maniera diversa e quindi rinascerà un contenzioso sin dall'inizio molto, molto, molto pesante, perché sono norme completamente nuove, a monte del fatto che abbiamo detto è una norma, un disegno di legge fortemente lesivo degli interessi del diritto di proprietà dei singoli condomini. La combattiamo, vedremo domani in audizione che ci diranno la Camera. Grazie signora per aver chiamato. A che punto è l'iter della legge? È stata approvata al Senato, è licenziato un testo un po' così migliore di quello che ci avevano offerto in un primo tempo, qualche emendamento nostro è passato, però è ancora un testo che non ci soddisfa. Adesso è alla Camera, hanno unificato l'esame di quel testo licenziato al Senato insieme a un testo presentato da un onorevole che è pessimo, voglio dire, dal nostro punto di vista. Evidentemente non mi permetto di fare commenti sul merito, ma dal nostro punto di vista è un brutto testo. I due testi stanno andando in esame alla Camera congiuntamente. Su questi due testi noi abbiamo fatto, come ARPE Federproprietà e con tutto il coordinamento delle organizzazioni dei proprietari, degli emendamenti, e domani ci hanno convocato alla Camera per ascoltarci. Vediamo un attimo che cosa succederà. Speriamo di essere ascoltati, che l'ascolto sia proficuo e ci vogliano ascoltare, insomma, ecco, concretamente. 06 59 10 285 il numero per chiamare in diretta. Avvocato, c'è un condominio, una serie di palazzi che hanno fatto notizia recentemente. Leggo il Corriere della Sera della scorsa settimana. Il condominio non paga il riscaldamento, al gelo 240 famiglie nella zona di Viale Marconi. Un cartello dell'amministrazione del complesso di 5 palazzi avverte interruzione volontaria della fornitura. Centinaia di persone rimangono con i termosifoni spenti. In questi palazzi ci sono alcune persone morose che evidentemente non pagavano da tempo il riscaldamento, il gas è stato interrotto per tutte quante e nessuno le sapeva famiglie. Niente, immagino. Sì, l'interruzione è avvenuta così, senza preavviso, solo con un cartello messo il giorno stesso. Un fatto assurdo, incredibile. Un fatto assurdo, secondo me è molto grave, è un fatto che Non riesco a comprendere, non a giustificare, a comprendere il comportamento dell'amministratore, se questo è un condominio, perché l'amministratore, pur in presenza di morosità e quindi, come dire, in assenza di un fondo cassa, ma deve premunirsi, uno, di avvertire i condomini, due, di far loro presente che c'è questa situazione che rischia di portare, i condomini si sarebbero tassati, avrebbero anticipato le quote dei morosi, recuperandole poi in un secondo tempo, ma avrebbero salvato questo servizio che ovviamente, soprattutto con queste giornate, con le attese dei freddi, bambini, le previsioni, insomma è una cosa, cioè secondo me qui se le cose sono svolte come evidentemente sono state, come si leggono, c'è una fortissima e gravissima responsabilità dell'amministratore, quindi chiunque esso sia, perché questa volontario distacco o interruzione, che vuol dire volontario? La società che eroga il combustibile te l'ha sospeso perché non hai pagato le bollette, questa è la volontarietà, insomma, e questo non lo doveva fare, insomma, l'amministratore. C'è un'altra telefonata, sentiamo chi c'è con noi. Pronto, buonasera. È in diretta, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ci dica. Senta, no, volevo chiedere cortesemente. Noi abbiamo fatto qui in un condominio, qui all'Euro, una risoluzione che abbiamo messo l'antenna centralizzata. Molti condomini, siamo in 12 tutti, molti condomini si rifiutano ad attaccare a questa antenna.
Antenna centralizzata per vedere la televisione, sì, perché c'era tutto schifo, tutte queste... Per i canali normali, non paraboliche, c'è antenna... No, noi siamo una decina di cose, proprio per l'arredo urbano pure, anche perché si vede meglio. Abbiamo fatto i lavori, abbiamo speso pure un po' di soldini. Sì. Ci sono due o tre posti che non intendono, dice che nessuna giurisprudenza gli darebbe torto se noi facciamo qualche atto... Beh, io non lo credo, la penso diversamente da questi signori. Eppure io. Nel senso che, appunto, se questa è un'antenna centralizzata che copre i canali normali, cioè gli stessi canali che erano coperti dalle antenne singole, loro, a mio avviso, sono obbligati a rispettare il volere della maggioranza. Immagino che voi abbiate installato l'antenna centralizzata su una delibera condominiale, avete fatto una delibera prima, no? Non esatto. Delibera che è stata votata a maggioranza, sì. E quindi, come tutte le delibere, vincolano la minoranza dissenziente. Quindi, sotto questo profilo, io ritengo che le persone ribelli, diciamo così, non abbiano ragione. Diversamente. Prego. Sì, no, mi perdoni. Anche perché io c'ho l'attico, come pensavo, sono stato un po' io l'artefice, perché avevo sul mio terrazzo una ventina di fili che mi passavano davanti. Una bella collezione di antenne. Sì, una collezione di antenne, per la miseria, se uno passa qui sotto, via Leon Pancaldo, sto qui, vedo tutto. Siamo riusciti a farle togliere, sono due o tre che non intendono assolutamente togliere, anche perché uno dice, ma sa, con la parabolica non mi interessa, dica, a me basta che mi toglie i fili. No, è chiaro che se hanno, per questo le ho chiesto, perché questo è un punto sottile ma importante, io le ho chiesto se l'antenna che avete deliberato di installare è un'antenna che copre gli stessi canali, perché se qualcuno avesse una parabolica perché vede Sky o vede il allora ci sarebbe... sono due o tre di questi. Beh, allora questi sono diversi, perché l'antenna centralizzata non consentirebbe loro di vedere anche questi canali, perché, esatto. Ecco, e quindi loro avrebbero ragione a dire, voi vi siete messi quell'antenna per voi, ma noi abbiamo un'antenna che copre diverse possibilità, e quindi non devo essere costretta a limitare la mia visione televisiva. Ma se l'antenna, stiamo parlando di antenne semplici, ordinarie, sì, antenna centralizzata, allora lasciamo stare le paraboliche, ci sono due o tre, quindi e quelle hanno, esatto, gli altri non hanno diritto a mantenere le proprie, ecco. Perché con l'antenna centralizzata coprono tutti i canali che sono oggi coperti dalla loro antenna. Quindi voi potete imporre la delibera che avete adottato. Beh sì, l'abbiamo data, perché io, ripeto, abbiamo speso, non mi ricordo quanto. Una cosa, questi fili anche della parabolica, ma che mi passano sul mio terrazzo, non posso fare niente? Sì, e questo è il solito discorso, lei sa bene che questi fili non potrebbero essere messi alla rinfusa, quantomeno dovrebbero essere accompagnati sulla facciata da una canalina che li raccoglie ed evita, quindi questo lei lo può pretendere, del resto non è che... Non posso prendere brutalmente la cesoia e gli ritaglio. No, questo non lo può non fare. Si fa. Questo tipo di ragione non la può esercitare. No. Non è ammesso, cioè la può esercitare, ma non è ammesso dal nostro codice. No. Quindi andrebbe dalla parte del torto, non glielo consiglio. La ringrazio, ragazzi. Immagino, grazie tanto. A lei. Arrivederci, grazie per aver chiamato. Beh, magari qualche volta ci viene la tentazione. Non si possa fare. Continuiamo con un'altra domanda, 06 59 10 285 per chiamare in diretta. Qui invece, in questo condominio, sono alle prese con la sistemazione dell'ascensore, devono fare i lavori di adeguamento alle norme di legge per l'impianto di ascensore. Quale tabella bisogna utilizzare per suddividere le spese? Quella dell'ascensore o quella sulla proprietà? Beh, la giurisprudenza qui propende per la tabella di proprietà, cioè se si tratta di fare sull'ascensore degli interventi imposti dalle normative che cambiano continuamente sulla sicurezza, eccetera, questo riguarda proprio la proprietà dell'impianto, quindi vanno fatto con la tabella di proprietà, a meno che in quel condominio non ci sia un regolamento che preveda l'esistenza di una tabella per l'ascensore, e questo molti regolamenti lo prevedono, ma che dica che anche questo tipo di intervento, quindi qualsiasi tipo anche di adeguamento alla normativa di legge, va fatta secondo quella tabella. Allora,
secondo la vecchia regola che abbiamo spesso ripetuto in queste trasmissioni, il regolamento contrattuale vincola tutti i condomini proprio perché lo hanno accettato e quindi hanno accettato che questo tipo di spese andasse a confluire in quella tabella e questa tabella si deve applicare, insomma. Ma se non c'è questa disposizione, la giurisprudenza è orientata nel considerare questo intervento di adeguamento alle leggi come facente parte della proprietà e quindi con la tabella di proprietà. Avvocato, il tempo a nostra disposizione è terminato, non siamo riusciti a leggere tutte le domande che ci sono arrivate, lo faremo insieme tra 2 settimane con lei, tra 1 settimana invece, sempre mercoledì a partire dalle 17, ci sarà un altro avvocato dell'ARP, sempre con la possibilità per voi di chiamare in diretta e sentire le risposte sulle questioni di condominio. Grazie avvocato. Bardanzello, grazie a voi per essere stati con noi, lì nella regia ci vediamo tra pochissimi minuti per parlare dei fatti che sono accaduti oggi a Roma, tra poco.